Al massimo commentate voi due, io faccio le riprese, diciamo. riprese. E se no tre a parlare tutti insieme, macello. User joined your channel. Ciao. Inviato sul campo. È mutato al momento. A Quaregia, ora si smuterà probabilmente. No, no, fe, stop, stop, dimmi, stop. Aspetta. Ho fermato io. Si è fermato, vero? Sì. Comunque, salutiamo tutti a Quaregia, che adesso è qui con noi in room. Casteremo in tre oggi. Saremo tre Imbacaster. Ciao. Ciao E Ren. vedremo se adesso anche tutti i viewers di Quaregia verranno di qua. Almeno faremo un canale unico con più gente invece di farne tre tutti separati. Tanto due game sarebbero stati sempre gli stessi. Sì, tanto Ah, siamo soldi. infatti, cioè, il terzo streamer era quanto inutile e dannoso. Divideva soltanto magari i viewers e vedremo un po', anzi stanno diminuendo, sono 14, A qua, stanno vieni, morendo. vieni in lobby da me. Non posso, mi dovete invitare. No, non ti ho come amico reale. Ti hanno già invitato. Ok. Oh, sì, mi è arrivato l'invito. Bene, dopo aver visto il grandissimo Cacapuzza giocare contro Rage Ferni, lo rivedremo un'altra volta a giocare casuale contro Ronin. Tutto all'inizio mi chiariva sono Succede. state più o meno così, solo che delle volte veramente si esagera. Sti Sì, cavoli, vabbè, dai. Diciamo comunque, uno comincia bene, comincia con tutta l'intenzione del mondo, poi comunque, tende a aspettate, tirar comunque fuori il gioco. è cominciato il game, ragazzi, è cominciato il game, scusate se vi interrompo. Presentiamo i player nella mappa vedete abbandonata, Derelict Watcher, vediamo nell'angolo in alto a destra, cattivissimo, che in realtà è Cacapuzza, il nostro eroe, che questa volta spawna Terran, quindi non sarà di nuovo un ZvZ. Vediamo appunto, beh, a chicco, via con giro. E ora vediamo. Appunto cattivissimo, cioè che sarebbe in realtà Cacapuzza che prima ha vinto il game precedente per 2-0 contro, non mi ricordo, con Rage Ferni, mentre nell'angolo in basso a sinistra del clan It Elite vediamo Ronin, un giocatore Silver Zerg, i due giocatori dovrebbero essere alla pari, vedremo adesso un po' cosa faranno. Monobase sicuro Cacapuzza, assolutamente. Bisogna mantenere alto l'onore della monobase. Quando che vince non si cambia, quindi perché cambiare? Certo, mo ricercare il borro ai tank, non so. Attenzione, decidi di non fare la Rax, guarda già con cosa si parte. Tanto con due depositi, quindi un wall molto veloce che però non permette comunque al drone di entrare. Strano, molto Io fossi in Ronin avrei inaspettato. già iniziato a ridere e sarei già morto sulla tastiera. Tre Allora. depositi. Depositi. Perché wallarsi con Rax più due default quando puoi wallarti con tre default, ovviamente? Beh, però non Cioè, sta con evidente producendo Ronin. niente, Ronin, quindi. Probabilmente vorrà espandersi. Intanto vediamo le APM A che me sta a toccano fare la puzza di rinnare. i 25 APM per entrambi i player. Ah, ma l'ha Vabbè, fatto non apposta, trolliamo. chiaramente, no? Per chiudere il Per non drone far scappare dentro. il drone, è ovvio. C'è stato un guadagno dietro. Intanto vediamo che la Rax non Certo. viene messa in produzione, che mettere una Rax richiede 150 minerali, lui ne ha solo 300. Ma se Allora fosse adesso. Dragon che vince di mono e CCB? No, e se Appunto, fosse, cioè. CC first io mi spavento. Anche se fosse CC First dovrebbe smettere prima di fare il CCV e secondo di fare il CC. Secondo me va a Sai mono com'è? drone. Ormai abbiamo 600 di minerali Secondo me va a mono da SCV. parte del Terran. Oh, mette 4 racks tutte insieme, ti prego. Sì. Mi 4 racks mono raccomando. base. Ronin, vedi tutto. Mi raccomando ragazzi, dopo questa partita bisogna aggiornare Liquipedia con 3 Default 4 Racks. È una nuova build che voi non Sì. conoscete probabilmente, ma avrei dato una dimostrazione adesso che Cacapuzza il 3 Depot 4 Racks, i 3
ovviamente fare su e giù due volte perché questo vi permette di avere delle APM migliori e vediamo anche la presa di doppio gas dopo perché non è una build gasless. Ma bisogna far uscire il drone, giustamente. Sì, bisogna farlo uscire, bisogna dargli la Giustamente. possibilità di Bisogna dargli la uscire. possibilità di fuggire. Anzi, addirittura bisogna dare la possibilità di bloccarci il divot così che se fa un rambai di ling riesce a passare tranquillamente. No, lui esce, dice, vabbè, dai, sono No, esce, gentile. dice, no, dai, no, no. Voglio tornare a casa. No, non voglio tornare a E casa. mi raccomando, in ogni Rax, avete 4 Rax ma producete solo da 2. Questa è la parte fondamentale della build, capito? Cioè ne fate 4 ma voi producete da 2. Ascoltate e vedete che funziona. Cioè, più No, che altro io mi pensavo che domando. No, ma io mi domando, come fa a pensavo che cliccare. Ma come fa a cliccare il 9 per selezionare le Rax? Cioè, gli ci vuole un dito lungo quanto il mondo. Però vabbè, Oddio, chissà come. vediamo No, che che fa? Ronin Non comunque sta aprendo la sua bisogna ridere con espansione. delle malformazioni altrui. No, aspetta, ora non insultiamo. Vedremo un po' come andrà a finire perché potrebbe anche vincere in questa cosa perché vedete Ronin non ha unità al momento. Però direi che come vede partire quel push potrà tranquillamente spammare Ling. Che basteranno alla difesa. Comunque i marine che stanno arrivando sono veramente tanti. Effettivamente, da 4 racks. Se continuasse a produrre da tutte invece che interrompere la produzione, potrebbe fare i suoi danni con questa cosa. Sì, e non ci sono banning. Vedremo. È quello il problema. Quello che dicevo io. Non sono in arrivo. Se Banelings. push adesso mi sa che ha Però c'è un problema. vinto, Anche due Reaper. Anche due Reaper in No, arrivo. Arrivano abbiamo anche due Reaper. Reaper. 3 Reaper. Oltre ai marine, un mono Reaper. Adesso a 4 racks. Ah, ma in realtà questa qui è la build di Ma noi Polt. l'abbiamo. Non vuol 4 dire che Polta ha Rax. fatto una cosa del genere? Sì, ha Stai, fatto. serio, stai resistendo a questa build? No, cioè, in Oltretutto non pratica prima abbiamo arrassava Reaper. con i Reaper, ma tanti Reaper, e poi arrivava con infinite caserme Ah, con. vabbè, sì, con Infinity Marine. Sì. Con Infinite Marine, sì. 6 Rax e Mono Marine. Che Lui bambini. l'ha revisionata e Infatti l'ha adesso fatta alla ricerca migliore. del nido dei Banning. Lo Oh, vedete il buono di mettere, finalmente. il buono di mettere 6.000 depot? Il fatto che non rimane super bloccato, vediamo lo Zerg che comunque praticamente ha completato il nido dei Banneling e quindi ha la counter per l'armata del proprio avversario che con le sue immense APM riuscirà sicuramente a splittare. Vediamo che non, nello steampack non è proprio pensato, non è neanche immaginato e da me ne arriva una No, fabbrica perché la tutto a monobase, steampack. tutto a monobase perché se, non so se vi siete resi conti che in StarCraft all'inizio c'è il consiglio che dice prendere un'espansione iniziale può essere rischioso ma si può ripagare e lui ha detto ma è una cosa rischiosa io prendo questo consiglio come buono e allora non mi espando perché non sia mai che rischio e Però vediamo un po' una scan temi perché ci sono ben due moduli tecnologici ed un reattore sulle caserme, mentre la terza rimane a produrre. Reaper, quindi un mono Reaper. no, ora Abbiamo un già. Beh, marine, c'è lo switch. oddio, potrebbe Abbiamo fare i suoi un danni con Reaper questo mono purtroppo. Reaper, alla fine. Perché, cioè, Però se verità il limita doppio che ci sono bene. 6.000 ling. Ma c'è la speed? Vabbè, Sì, sì. no, questo qua. Vabbè, Sì, dai. c'ha anche Banning. Ha senso. E c'ha A anche parte Fast Push, il volendo mono anche Reaper Speed. cattivissimo, guardateli questi Reaper vogliosi di sangue. Sono lì che vanno quel drone è lì da 20 minuti che picchia contro il nulla perché non riesce a entrare. Bella Capito? mossa da parte di I Ronin e Reaper vengono Scauda, eh. visti. Hai visto? Scaudato E quindi è pronto a perfettamente difendersi. Se i Reaper salgono tutti sopra, però attenzione, non può salire lì. Questo forse Ronin non lo i Reaper. sapeva. Infatti, saltino, 1-2 e i Reaper vanno giù. Se i Reaper muoiono. Vediamo cattivissimo che cioè, Ronin probabilmente non sa che non possono scavalcare da lì perché è troppo alto e devono scavalcare forza prima della Sì, seconda. ma è supply Quindi block questo è un se ci piccolo avete fatto consiglio. caso. Ricordate che i Reaper possono scavalcare soltanto le rampe piccole, ecco, cioè una rampa sola, non due rampe. Vediamo intanto che questi nuovi Reaper che si portano dietro la Mineral Line ma vengono direttamente intercettati dai Ling. Probabilmente un altro Reaper o due forse verranno portati a casa, non neanche uno, riescono a Neanche uno. salvarsi. Però vediamo Comunque se comunque salvarsi la nel frattempo saturazione. quel minimo di vantaggio che era riuscito a prendersi cattivissimo l'ha perso completamente. Infatti vediamo lo Psy ormai sta cominciando ad andare a favore dello Zerg e soprattutto la Tech sta andando a favore dello Zerg. Abbiamo già Roach, Banning, Ling contro Marine Marauder essenzialmente E Ma ben però 9 tre poche Reaper. Marauder. E ben Uno 9 spazio, Reaper. doppio spazio porto a monobase. Non mi dica che fa come a quell'altro che Però fa monovoglia. volendo trovare. Mono Banshee questa. Farà Banshee probabilmente.
volendo trovare un errore in Ronin, però abbiamo ben tre camere evolutive. Quindi, cioè. No, quello non è totalmente un errore. Perché dipende, determinate build appunto richiedono, ricordo io se non sbaglio da Zerg, richiedono l'utilizzo di tutti e tre gli upgrade, quindi tripla camera evolutiva serve anche per quello, e poi potrebbe essere utile in un eventuale late game con le Viper, comunque ripeto, molto probabilmente sono utili anche tre per il triplo upgrade. Si sente dei rumori strani, Leo, sottofondo tuoi, ma qua regia. Scusate. Come prima sono solo in casa, quindi io. E allora Leo mi è sa un che fantasma. Siete... No, boh, non so. Salvi il fratello di Leo, un fantasma di Hunter. Comunque. Comunque vediamo che l'armata. Intanto fai un attimo. Fammi un attimo controllare, scusami. Guarda i rifornimenti d'armata. Vabbè, dai, sono più o meno pari. Sono praticamente uguali. Perché, cioè, sostanzialmente la composition del Terran non è proprio sbagliata, che alla fine è Marine e Marauder. È la macro che è sbagliata. La macro è pessima, cioè, se io faccio una cosa del genere, in platino mi arano in modo pesante. Ma anche in silver ti arano. E infatti. Ronin non capisco perché non si prende 8 basi. 8 basi deve prendere semplice. Ovviamente deve considerare appunto che anche lui è un silver. Comunque sta giocando molto bene Ronin sì. Per la lega in cui si trova, cioè nel senso. Sta giocando, cioè potrebbe passare tranquillamente gold. Infatti secondo me potrebbe passare tranquillamente gold. Non sembra avere problemi al momento. Forse è un po' troppo indeciso a livello di tech, come vedi, perché ha messo un po' tutta la tech, cioè questo è un po' sbagliato, bisogna scegliere un ramo di tech e fare quello, bisogna focussarsi appunto su un tipo di tech, non si può fare tutta la tech. Ora siamo in avanti però perché, il Terran, come appunto non sono soldi infiniti. Naturalmente splitterà tutta la sua armata quando incontrerà questi Binding, probabilmente in un sogno molto lontano. Uno ad uno. Sì. Marine King style. Marine riuscirà a distruggere questi binding e non perderà neanche un Marine, ne sono sicuro. Più che altro cosa ci fanno i Reaper nella sua seconda? I Reaper sono da guardia. Attenzione, l'ingaggio dovrebbe essere molto prova a splittare, ma poverino. È difficile per me splittare contro tutti quei binding, immagino per lui. Però non, cioè, il lavoro non è stato proprio pessimo, solo che c'erano troppi binding. Salva tutto su quella medivac. E ora c'è anche un tank. Tutto. Salva tutto su quella medivac. Tre marine mezzi morti e un marauder che ha perso un braccio in guerra. Salva tutto. È lì agonizzante il marauder. No, da notare il tank che sta qui a non far niente. No, ha preso una seconda. Da notare l'espansione finalmente. No, pazzesco. La seconda, sì, ma soprattutto c'è il tank solitario che riuscirà a difendere la base. E l'alza su, sarà lì che si maledice, c'è niente a me che ho preso la seconda. Ho fatto 30 game senza prenderla perché sono andato a prenderla ora. Quel tank sicuramente lo salverà da questo numero incredibile di unità. Ora sono due però. Ah, no, sono due, vabbè, dai, dai. Sono i tank da battaglia, quegli Vipot vengono tirati su. Perché? È un muro invalicabile, il Vallum Adriani gli faceva le pippe. Anche tre droni vengono inviati da Ronin, non so che fare. Vabbè, anche qui o mi metti la musica troll o mi metti la musica, non so, una musica epica, Pirati dei Caraibi style. Per scarica la medivac, perché qui tra poco vedremo, anzi mettimi tipo la musica di Salvate il Soldato Ren, perché tra poco vedremo un ingaggio alla D-Day, uno si schianta contro un muro di tank. Grandi perdite, ma riuscirà. Perché c'è, butta giù un'altra tech, ma mettiamo una caverna dell'ultralisk che male non fa. Ma le ultra sono anche giusta come tech, in quanto sì. Vediamo i tank, quindi non so bene adesso che cosa sa fare cattivissimo, cioè praticamente è a mono Reaper. No, ma cioè, semplicemente deve nerfare in binding tutta sta roba qua, no? Che c'ha tutti sti morfare, mi sbaglio. Morfare in binding tutti questi link e sfondare questo wall in modo prepotente. Cioè, non deve fare altro, oppure creare mucche, non so. Se ne torna, sì, intanto guarda qui. Ah, ma allora vuole una seconda. Oh mio Dio.
furbetto cattivissimo. Lo trolla Cacapuzza. Alza la base e la porta da un'altra parte. Andate i tank, ora iniziano ad essere 4. Quei tank faranno la differenza in battaglia. 118 supply a 94. Anche un Raven. Aspetta, lo Zerg ha 3 basi. Dice... potrebbe avere la 64esima. Decide di fare anche il reattore per i Raven. Quindi è proprio convinto della sua scelta. E infatti un razzo del Raven potrebbe far scoppiare tutti quei Ling e quei Banneling. Che... deve essere veramente buono. Che dice abbastanza utile. Raven contro Ultra sono la counter. I Raven, perché le Ultra non sparano in aria. No, niente, sto scherzando. ci vogliono 38 razzi per uccidere un Ultra. Praticamente ci vogliono 8 Raven per un Ultra. Vediamo quei 4 tank lì. Beh, però sì, ha tantissimi Marauder alla fine. Che ti scorrazzano in base. Cioè, vabbè, che le sì, ma l'altro ha tantissimo di tutto. Attenzione, colpi di tank, sforza la cassa degli Uri. Attenzione, mi sa che immagina qualcosa. Eh no, la pista è andata. I Reaver combatteranno fino alla fine per Sparta. E perde pure la base. Guarda che micro, salva 3 SCV. Grandissimo Cacapuzza che ora scappa con questo velocissimo centro di comando. Scappa. No, no, la prende giù. No, attenzione, viene risparmiato, non no, so perché. Forse no, se manda tutti gli SCV, manda l'SCV. No, ma non lo manda, ma tu stai pregando. Attenzione, no, grandissima mossa! Oh, incredibile! Il miracolo. Questo è StarCraft, epicità, momenti di terrore e di emozione allo stesso momento. Pazzesco, pazzesco, cioè. Cacapuzza aveva caricato quei 3 SCB dentro al centro di comando. Questa emozione, intanto Ronin decide con il Ling di prendersi i colpi dei tank e di lasciare morire le sue unit. Aia, Ronin, ha preso tanti, guarda quanti danni hanno fatto quei tank. Ha perso tutto quello che aveva. Un tank a 11, un tank ha 20 uccisioni, più uno è morto, cioè quei 3 tank hanno 40 uccisioni, più uno è morto, altrettante uccisioni, quindi 50 uccisioni. Se vince Cacapuzza a monobase, cioè... ma non ha fatto upgrade. Io sarei felice... non ha fatto upgrade, non ha più... No, ha fatto solo lo 0 alla Horazza, ha fatto l'1 alla Horazza. Beh, però con i drop vorrebbe vincere. Il 3-3 in arrivo e le muta. Tanto vediamo un po'. È stata bruttissima la mossa di Ronin, che ha veramente sacrificato un esercito sotto quei tank. Sì. È stata veramente una cosa terribile. Arrivano anche sembra le Viking, un funerale. Non cominciano a sparare. No, comunque. No, infatti, perché cioè, sono morti 50 Zergling. Cioè... no, dopo la proata del centro di comando. L'ho detto. L'ho detto, c'era l'attacco alla D-Daily, con quello schiantava tutte le unit contro i tank, me l'aspettavo, cioè proprio... Attenzione, muove in avanti, confidente nella sua armata. Perché non ha Banneling, attenzione, Bellissima la mossa di Cacapuzza, che, mamma mia, porta a casa una marea di unit. Sì, ma finché porti a casa... sì, ma finché porti a casa Ling può anche andare bene, non sono grandi perdite, cioè ricordi Ling, non costano niente, sono unità a ferire per uno Zerg a 3 basi. Ma 7 munche produzione. Attenzione, adesso però stanno ringaggiando lì sotto quei tank, riesce forse a scacciare il proprio avversario e prendersi questa maledetta espansione, cattivissimo. Non ha fatto le granate con conoscendolo, sì, difende... ti invito a vedere che non hai income di minerali, Cacapuzza, quindi quello che hai è quello che si deve tenere, sì. Perché non hai income, a 7 minerali da 30 minuti gli SCV stanno dormendo. Affidati che base, ora arriva la se seconda. Se non prendo quella base... ma fidati che le mucche hanno il 3, hanno il 5-3 e quindi lo vedo molto male. Il ragazzo con 36 mucche in arrivo, praticamente c'è una mandria, non so, un ovile. Addirittura c'è in ricerca il pinnacolo maggiore, quindi spero... il Broodlord, sì, ma non farà neanche in tempo arrivare al pinnacolo maggiore, perché ora basterà fare a move pesante con tutte le mucche, che sono solo in move, ma non serve, guarda, le mucche da sole potrebbero farcela quasi. Attenzione, cioè, no, ne perde 2! Ha 3 mucche quasi. Vuoi ritrattare la tua affermazione? Le mucche avrebbero vinto in a move, solo che hanno attaccato una alla volta. Cioè, se una mucca alla volta abbraccia i Marauder... no, ma semplicemente come dovrebbe... le mucche avevano solo l'affetto dei Marauder. Cacapuzza dovrebbe togliere dalla siege questi... ah, no, ma attenzione, c'è il Raven ora, eh. C'è il Raven e sicuramente questo Raven con il suo missile...
Ho sentito due missili partire, uno sull'Italia. Uno sulla mucca, perché sulla mucca dove non può fare danni. Invece di farlo sui Ling. Ma ora c'ha pure Nidra i Ling. Muore, poverina sfaldata. Vabbè, no, dai. GG. Che rotolano. Felici no, e contenti. Ma poteva provare a risollevare questo. No, vabbè, arrivano pure i patriarchi, mio Dio. Pure i patriarchi. Facciamo qualcosina. Mamma mia. 4 Broodlord, ricordiamo, hanno mezzo range in più della Viking, che ha 9, mentre il Broodlord ha 9,5. Quindi potranno tranquillamente sparare senza essere colpiti dalle Viking, almeno credo. Potrà difenderle con le Hydra, però vedremo, forse hanno meglio le Musa in questo caso. Un altro Raven però, Sì. Ed ecco la move di potenza. Cioè i missili ecco a ricerca vanno bene. Da parte di Ronin clicca a più a click nella base lì. GG. Rientra dentro. Alza la base, amico. Supply a 160. Però Cacapuzza spara un razzetto. No, ma è stato solo un problema con la micro, perché in realtà la build paga ed è funzionale. È stato dimostrato di una volta, un altro razzo viene sparato. La parte fondamentale sono i Raven, che come vedete portano a casa 6 miliardi di Ling a colpo, però quindi i Broodlord tranquillamente se ne sbattono del muro. I Broodlord dicono andiamo al muro, io spulo direttamente in base. 4 mucche stanno fuori dalla base e guardano che nessuno cerca di entrare. La torretta automatica servirà molto in questo caso. GG da parte di Cacapuzza. Mamma mia, che game. Ottimo.